I giornalisti Emilia Senzale e Antonino Fiorino presenti all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza, il prestigioso premio alla carriera voluto, ideato e promosso dalla poetessa Tina Piccolo, ambasciatrice della poesia italiana del mondo e detentrice di più di 2000 premi. Che dire, una grande emozione, tutto pronto per la cerimonia di questa sera, una cerimonia davvero bellissima che ci vedrà al 100% protagonisti. Andiamo a vedere esattamente di cosa si tratta. Tanti sorrisi hanno brillato e si sono ritrovati all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza, il premio alla carriera ideato e promosso dalla poetessa Tina Piccolo. L'evento, tenutosi a Cercola, ha premiato centinaia di personaggi della cultura e dello spettacolo, giornalisti e figure istituzionali, artisti di ogni genere tra poeti, scrittori e pittori, ma non sono mancati momenti di commozione nella consegna del prezioso Leone d'Argento. La serata, della quale è stata madrina Anna Calemme, oltre alla preziosa presenza di Tina Piccolo, è stata presentata da Ralph Stringile e Gabriele Blair, coadiuvati da Anna Maria Pecoraro e Giuseppe Covino. Cercola, ma per chi l'ha organizzato, una grande poetessa, la più premiata d'Italia, ambasciatrice della poesia italiana al mondo, Tina Piccolo! Vi vedo belli carichi, pimpanti, vedo che siete veramente frizzanti, volete questo premio, un premio che lo meritate con il cuore, è un premio che sarà dato alla vostra carriera artistica. Pensa a questo premio alla carriera, davvero così speciale, abbiamo qui l'ideatrice, la promotrice, l'organizzatrice di questo premio alla carriera, dottoressa Tina Piccolo, qual è la sua emozione? Emozione? Ma guarda che io sono sempre in emozione quando mi ritrovo tra i poeti, nel volto bello e buono della nostra Italia, la cultura, la scienza lo rappresenta e quindi è un'emozione continua, bellissima, meravigliosa. Questa è solo una delle tante tappe che lei ha affrontato per poter diventare la grande Tina Piccolo che è oggi. Ai giovanissimi come me che appunto sono presenti questa sera all'Olimpiade, qual è il suo messaggio? Allora, Emilia Senzale, una giornalista giovanissima ma già premiata alla carriera perché sta facendo passi di giganti, da gigante scusatemi, vedo Antonio Fiorino che è un altro illustre personaggio, quale consiglio? Andate avanti con coraggio, con tenacia e soprattutto con amore, sempre con amore. L'amore è il filo conduttore, auguriamo buona fortuna alla dottoressa Tina Piccoli all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza. Grazie tesoro. Grazie. Ha ricevuto nella sua carriera, pensate, nella sua carriera artistica più di 2000 premi, quindi è la poetessa più premiata d'Europa. E riceve ogni anno premi importanti che gli arrivano dall'estero, dalla città del Vaticano e dalla Presidenza della Repubblica. Come? È il nostro sole! Oh, che bello! È il nostro sole. E dire che io il sole lo cerco sempre nella vita, perché in quanto buio viviamo, vero? Quanti momenti tristi, quanti momenti di sofferenza. Puoi sentirmi dire che sono io il sole, ma io lo cerco in voi. Voi siete il mio sole. I vostri applausi, la vostra presenza! Gabriele! Siamo in compagnia ora di Gabriele Blair, presentatore della parte speciale dell'Olimpiade dell'Arte e della Scienza promossa da Tina Piccolo, al quale chiedo subito cosa ha per te di speciale la tua presentazione e anche la tua presenza qui. Ma ha di speciale che sono stato nuovamente invitato da Tina Piccolo dopo 12 anni. 12 anni fa fui premiato in questa stessa Olimpiade, perché è un premio che va avanti da almeno 35 anni, fui premiato come attore e come presentatore, all'epoca ancora molto più giovane. Oggi avrò un premio alla carriera e, come disse una cara amica che era Virnalisi, è un sinonimo di vecchiaia, ma io come lei dico ben venga la vecchiaia. È un'Olimpiade favolosa, ci saranno tanti personaggi, fra cui ne cito uno, Giorgia Gianetiempo, una delle protagoniste, Rossella di Un Posto al Sole, poi Massimo Milone della Rai, ci saranno veramente tanti 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 personaggi. E ovviamente da non ricordare il demiurgo di questa manifestazione, cioè il creatore, che la nostra
nostra amata Tina Piccolo. Permettimi semplicemente di aggiungere che non è segno di vecchiaia, ma è segno appunto di una carriera che tu hai veramente portato avanti con successo. Io ti ringrazio, veramente gentilissima, veramente un grazie a voi tutti, grazie alla stampa, grazie a te, grazie a Antonino Fiorino, a Emilia Senzale ovviamente, e grazie, 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 e mi raccomando, non cambiate canale, e scusando il mio telefonino in diretta perché siamo indaffaratissimi, ne vedrete veramente delle belle. Grazie e alla prossima. Siamo riusciti a intercettare Anna Calemme, la madrina d'eccezione di queste Olimpiadi dell'arte e della scienza, davvero ricca di persone che vogliono parlare. Le chiedo subito allora, per lasciare il grande spazio di questa serata, un parere su quello che è il premio alla carriera di Tina Piccolo. Un premio sicuramente importantissimo, Tina Piccolo, nome, una garanzia, la poetessa più premiata d'Europa. E allora cosa dire, in bocca al lupo a tutti coloro che interverranno, perché è un premio che veramente di tutto rispetto, un premio alla carriera, un premio che lascerà sicuramente il segno, anche grazie logicamente a giornalisti in gamba come voi. Grazie. Grazie Anna, in bocca al lupo per l'impegno di questa sera. Crepi lupa, ciao a tutti. Emozione grandissima, e tra la giuria c'era anche il mio grande amico Gabriele Bello, che è grandissimo presentatore. Che inizino le danze. Tra i premiati dell'Olimpiade dell'Arte e della Scienza di Tina Piccolo c'è anche Corrado Taranto, al quale è stato da poco premiato da Tina Piccolo. Chiedo subito la sua emozione proprio di questo premio. Emozione bellissima, innanzitutto perché Tina ci conosciamo da una vita, e poi il premio è un'opera straordinaria, non bella, straordinaria. Sono rimasto veramente senza parole, cioè bella, 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 bella. Cosa può fare secondo lei la cultura per la città di Napoli? La cultura potrebbe fare tanto se a dirigere la cultura ci fossero uomini di cultura. La tragedia allora, che purtroppo quando ci sono dei politici non funziona. Possiamo dire che però eventi come l'Olimpiade dell'Arte e della Scienza aiutano la cultura a farsi conoscere. Questi sì. Se lo spirito è quello di venire e cercare di dare una mano per quello che è possibile alla città o alla regione, che ben vengano. Facciamo allora i complimenti a Corrado Taranto e lo ringraziamo per essere intervenuto. Grazie, vi auguro buon Natale. Dopo vedremo anche una parola. Tante persone che poi sono diventate sempre di più, sempre di più, sempre di più, e mi emoziono alla loro visione, e quando c'è l'applauso io mi dico, guarda, il mondo diventerà migliore, perché queste persone credono veramente, perché hanno ricevuto il messaggio, perché hanno risposto con l'emozione e l'applauso. Poi esci fuori, finisce l'evento e si ricomincia da capo. Io contro te, tu contro me, io faccio le scarpe a te e tu fai le scarpe a me. E questo in tutti i settori lavorativi, dal mondo della scuola al mondo della politica, al mondo dell'arte. Questo è la cosa assurda, perché se noi diamo un messaggio, se gli artisti ci sono per dare un messaggio d'amore e di solidarietà, altrimenti l'arte non varrebbe niente. Questa volta invece la chiacchierata l'abbiamo con Rosario Verde, che è stato premiato stasera all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza. Cosa ha significato per lei ricevere questo prestigioso premio ideato e programmato da Tina Piccolo? No, ma è stato un vero onore, perché per un attore, un cabarettista, insomma, poi faccio teatro leggero io, essere premiato da poeti, insomma, è una bella soddisfazione, questo, anche per questo ho accettato, sai, poi tutti ti offrono dei premi
alla carriera. Questo qua era particolare, appunto perché veniva assegnato da poeti, quindi... In quanto cabarettista nella sua carriera, per la quale stasera appunto è stato premiato, viene indissolubilmente associato al sorriso, e a questo punto voglio chiedere: con quale sorriso un cabarettista in realtà vede la città di Napoli? È un sorriso amaro, infatti i napoletani sono quelli là che sono più spiritosi, sono quelli là che fanno più ridere, appunto perché abbiamo questa realtà molto pesante. Poi immagina che io abito a Secondigliano, no? E ho detto quando mi hanno premiato che a Secondigliano non dovrebbero mandare i carabinieri, l'esercito, dovrebbero mandare un esercito di poeti, di professori, che è quello che manca, soprattutto quello che vedo, quello che vivo tutti i giorni, che vivo là, è la cultura. Quindi che ben vengano questi premi. Quindi speriamo allora che l'Olimpiade dell'Arte e della Scienza sia uno dei tanti passi fatti a favore della cultura partenopea e non solo. Più cultura, inflazioniamo la cultura, facciamoli non solo a Pomigliano, ma facciamola a Secondigliano. Io per esempio vorrei morire il giorno che un sindaco eletto a Napoli, invece di mettere mano a Piazza Plebiscita, a Piazza Municipi, a Piazza, cioè, Lungomare, mettesse mano a Secondigliano. Appena eletto, la prima cosa faccia Scampia. Cioè, voglio morire quel giorno, penso che vivrò a lungo. Molto a lungo. Ringraziamo Rosario Verde e ci complimentiamo con lui per aver ricevuto questo prestigioso premio. Grazie, com'è cara sta ragazza, è proprio un cioccolatino, grazie, grazie. Ciao. Ricordati di Napoli, se la chitarra piange, ricordati di me. Un attimo solo che ti passo, ecco, anche il libro, ti passo anche un attimino ti nel microfono e poi te lo passerai alla nostra dottoressa Senzali. Veramente splendida, mi ha dato tanto coraggio nell'ultimo periodo quando stanno, perché lo vedete quante volte gli comando a mare tutto, no? Perché, ecco, perché ognuno pensa a se stesso invece di pensare maggiormente all'altro. Lei mi ha aiutata veramente, mi ha incoraggiata, mi ha dato veramente tanto vigore. Grazie, Emilia Senzali, grazie di esistere veramente. Volevo fare anche un ringraziamento a Torino Fiorito, voglio dire, io. È meglio che lo faccio io perché sono qui per questo. Allora io ringrazio tutti, ringrazio Gabriele, Anna Calenda, bellissima mattina di questa manifestazione, saluto l'associazione Arcobaleno della Vita, oramai sono diventati amici, il mio grazie più grande alla poetessa Tina Piccolo, io proprio come lei diceva nell'ultimo periodo l'ho sentita un po' giù. E gli ho ricordato semplicemente una cosa, la verità, noi dopo tutto siamo tutti qui per il semplice motivo che nella vita abbiamo lottato contro qualcosa, contro qualcuno, con qualcosa, con qualcuno e poi soprattutto per qualcosa e per qualcuno. Questa Olimpiade dell'Arte e della Scienza è veramente una cosa meravigliosa, sono io emozionatissima di aver ricevuto questo premio. A me piacerebbe che si staccassero le persone che fanno del male, non quelle che fanno del bene come Tina Piccolo, no? Quindi questa è la cosa più importante. Le sorprese non sono finite qui, perché io ero rimasta 2015 premi per la Piccolo. Stasera c'è stato il 2016, c'è il 2017, chiedo ad Anna di leggermi un attimo il microfono. Sì. Per il semplice motivo che io sono l'addetto stampa dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate e questi sono i saluti ufficiali del presidente dell'associazione Giuseppe Alviti, che ha voluto complimentarsi con la dottoressa qui presente Tina Piccolo e le conferirà presto un altro premio, il 2017 a quanto pare. Allora facciamo direttamente, perché ci porta male, guardate Gabriele. Allora, bisogna anche ricordare che ogni personaggio sta avendo anche dei libri. Eccoli qui,
che noi vi diamo anche, che facciamo vedere, sono di uno scrittore Savonardo, Mario Savonardo, e poi ve ne parleremo. Ecco, facciamo un applauso. Siamo qui in compagnia di Mario Savonardo, scrittore che tra l'altro sta distribuendo in parallelo con la consegna dei premi qui all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza i suoi libri, a quale chiedo subito cosa significa per lui avere questa possibilità, questa opportunità qui nel premio della carriera ideato e programmato da Tina Piccolo. Allora, intanto io non sono una persona che cerca particolarmente i premi, una cosa alla quale non anelo normalmente. Tra l'altro io invece premio centinaia di persone con i miei concorsi, con i miei premi, su tutte le categorie sociali, categorie creative, artistiche. Però devo dire che il premio di Tina Piccolo, il premio dell'associazione dell'Olimpiade, diciamo, dell'arte e della scienza, mi sembra un momento interessante per incontrare realtà e per costruire con delle realtà che sono vive, che sono vere e che con tutti i limiti, con tutte le possibilità, con tutte le dinamiche che viviamo nel nostro territorio a livello nazionale e internazionale, nella crisi che c'è, io credo che incontrarsi anche attraverso un premio e costruire insieme con tante energie e tante creatività sia un fatto positivo, comunque sia un fatto positivo con tutti i limiti che ci possono essere. E quindi grazie a Tina Piccolo, grazie all'associazione, ai loro dirigenti, a chi ha scelto di premiarmi, e anche, insomma, un saluto anche ad Anna Calemme, che stasera è stata veramente straordinaria, ho ballato con la sua musica, e anche a tutti i ragazzi che si sono esibiti veramente bravi. Allora Mario, io se me lo concedi vorrei farti una domanda che in realtà a mio parere è quella più difficile da fare a una persona che scrive. Cosa significa per te scrivere? Guarda, io scrivo dall'età di sempre, però io conservo quello che scrivo dall'età di 11 anni. Ne ho 46, io scrivo quello che conservo quello che scrivo da 35 anni praticamente. E a 11 anni era una cosa tremenda, insomma, ho cominciato a copiarmi in bella quello che scrivevo. C'è un mio direttore, amico e anche cugino, io diciamo nell'organizzazione della casa editrice, che è un letterato, uno che si occupa di cinema, è un giornalista, eccetera. E lui racconta sempre questo episodio dove, quando c'era il Vesuvio che stava per esplodere, lui stava a casa e ci avevamo organizzato per capire che succedeva, cioè c'era il terremoto, si parlava del Vesuvio, insomma successero un po' di cose. E praticamente io avevo preparato tutti i pacchi delle poesie, dei libri, delle cose che avevo scritto, che tengo per la gran parte ancora scritte a mano, diciamo. E lui disse: ma che cosa è questa cosa? E lui racconta: io pensavo che Mario avesse organizzato gli ori, le cose, i valori. No, io mi ero portato i miei scritti. Per me ciò che scrivo è ciò che sono, ciò che rappresenta per me la vita, è l'anima che si espande nell'universo, che incontra gli altri, che si confronta con gli stati d'animo, che capisce gli stati d'animo degli altri attraverso i propri. Cioè quello che io scrivo, quello che sta sulla pena, quello che scrivono gli altri, quello che leggo degli altri, eccetera, per me è tutto più di qualsiasi altra cosa. Ovviamente sempre dopo gli affetti, le persone a cui si vuole bene, però è tutto. E quel tutto può cambiare questo pianeta, perché attraverso la parola, attraverso l'impegno civile, attraverso l'idea al centro, noi possiamo cambiare questo pianeta. Quindi non ve lo dimenticate, non vi scoraggiate. Il pianeta si cambia, come possiamo cambiare, ognuno di noi cambia tutti i giorni, quindi possiamo cambiare anche il pianeta, no? Grazie. Allora, guarda Anna Maria, grazie, però io devo un attimo abbracciare Tina, mantenete il microfono, si può fare un abbraccio in diretta, signori, è sconveniente, un attimo solo. C'è anche Alessandro Migliaccio presente qui all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza, attende appunto di essere premiato. Allora, finalmente, ecco, se mi è concesso, ho l'emozione di poter intervistare una persona ancora premiata all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza. Le tue sensazioni?
Ma io sono contento innanzitutto di essere qui al premio e mi fa piacere notare anche la partecipazione delle persone. Devo dire che è un piacere essere premiati per il lavoro giornalistico di denuncia che io faccio nei miei libri, nei miei articoli, anche con le Iene per cui lavoro, e mi fa piacere perché vuol dire che la gente è sensibile. In un territorio come il nostro, quello napoletano, è importante che ci sia anche questo attestato per chi lavora al servizio delle persone contro le ingiustizie e la camorra, diciamo. Tu appunto sei abituato con le Iene nella tua quotidianità da professionista del settore a guardare in faccia, ecco, quella che è la realtà. Secondo te la realtà culturale di Napoli, ecco, da un punto di vista dei giovani, com'è? Ma io credo sia ancora elevatissima. Napoli forse oggi non esprime la cultura di prima, cioè degli anni passati, però forse in nessun settore, né nella musica per esempio, nella letteratura, nell'arte drammaturgica, però è viva, a differenza di altre città italiane che invece, devo dire la verità, purtroppo producono poco o niente. Napoli in termini di cultura credo sia ancora una delle capitali europee importanti. Siamo qui invece con Agostino Tortora, anche egli insignito di un premio stasera all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza. Le tue emozioni a caldo? Le mie emozioni sono tante. In genere sa che chi come me riceve un premio del genere non può essere che non emozionato, però soprattutto dal fatto che comunque ti viene ricevuto da una personalità di spessore come Tina Piccolo, quindi l'emozione è quello di riceverlo, ma come anche prima ho detto è un atto di fiducia verso tutti i protagonisti di stasera, una fiducia che poi si protrae nel tempo e anche per le proprie attività futuristiche. Questo è un omaggio, un augurio alle nostre attività future come giovani anche. Come attività future, come giovani, dunque per te la cultura da un punto di vista dei giovani, ecco, può riscaldare, diciamo così, il cuore dei giovani? I giovani hanno tanto da dare, questo è poco ma sicuro, soprattutto ecco, vengono coperti spesso dalle, oso dire, dalle persone meno capaci, dalle raccomandazioni, dagli arrivisti. Questa è una cosa che denuncio spesso, perché i giovani hanno forse una marcia in più rispetto a quelli che sono i veterani di un tempo. Loro magari sì, hanno fatto una gavetta, però noi abbiamo forse quel tocco particolare che riusciamo a carpire meglio in questa società attuale. Abbiamo qui invece Fabio De Rosa, un grande giornalista che si è occupato di alcune realtà molto difficili a Napoli e soprattutto, oltre ad aver effettuato giornalismo d'inchiesta, è anche stato in alcune, insomma, emittenti, tra cui appunto Canale 5 con Striscia la Notizia, e soprattutto è ora a capo di una emittente Napoli Nord, è collega di Napoli Nord, al quale chiedo subito, dopo essere stato premiata Olimpiade dell'Arte e della Scienza, le sue emozioni in merito. Allora, guarda, innanzitutto grazie per la splendida presentazione. Poi un premio alla carriera è un qualcosa che ti porta ad un incrocio, cioè mi hanno dato un premio alla carriera per farmene andare e quindi chiuderla la carriera, oppure è solamente un punto di partenza? Beh, io la prendo così, è un punto di partenza, nonostante dopo 17 anni di attività, insomma, che sembrano tanti, però l'entusiasmo è sempre quello del primo giorno. Fare giornalismo vero, non fare giornalismo di solamente gossip, quello lo lasciamo fare a chi probabilmente è avvezzo a pettegolezzi e quant'altro. Giornalismo è tutt'altro, giornalismo vuol dire seguire l'inchiesta, vuol dire fare cronaca, vuol dire fare informazione e vuol dire far capire a chi dall'altra parte ti legge, ti vede, ti sente effettivamente quello che sta accadendo, non usando termini politicesi che non convincono più nessuno ormai, ma usando i termini più semplici possibili, perché come dico sempre, dalla cameriera al grande letterato ti devono capire tutti. Io mi permetto di aggiungere che a mio avviso è un punto di partenza, si dice che giornalisti si nasce e non si finisce mai di esserlo. Tu che appunto sei stato a contatto con tante realtà nude e crude del territorio partenopeo, voglio chiedere, abbiamo questa sera l'Olimpiade dell'Arte e della Scienza di Tina Piccolo, che è comunque un evento di prestigioso, di valore culturale, allora voglio chiederti in che modo secondo te può collegarsi la cultura a quelle che sono state le verità nude e crude che tu hai potuto vedere? Allora vedi, la cultura fondamentalmente
fondamentalmente Tina Piccolo ti dice di lavorare sui giovani, d'accordo? Allora la cultura deve essere appunto il riuscire a formare una classe di giovani, quindi la classe dirigente del domani, che sarà capace di riprendere di lavorare su quei temi di inchiesta, di indagine che ho preso io e ho iniziato, sui quali ho iniziato io 17 anni fa. Siamo qui con i compagni dell'associazione Arcobaleno della Vita, dei veri amici che sono presenti all'Olimpiade dell'Arte e della Scienza e sono stati, come potete vedere, premiati. Rivolgo immediatamente la parola a Imma per capire quali sono le vostre emozioni. Allora, innanzitutto grazie Emilia, grazie Antonino, sì, siamo veramente emozionati, veramente, perché questo per noi, ecco, è un premio speciale, è un premio che completa un attimino quelli che sono i nostri progetti sociali e oltretutto, ecco, ci dà l'opportunità di essere conosciuti ancora meglio visto la location di Villa Bonanno in Cercola. Imma, non mi dir niente, c'è qui Enrico che freme, io lo sento, sta tremando, freme, certo. Di dirci le sue emozioni. Allora, emozioni veramente altissime, perché poi è un premio da parte del Presidente della Repubblica, grande Presidente, e poi anche da parte di Tina Piccolo, grande Tina, la ringraziamo grande veramente. Tina. C'è molto entusiasmo dagli spalti di Nordes, devo dire la verità, sono l'emozione, abbiate bontà. Vabbè, inoltre volevamo anche ripeterlo qui, le stesse cose che abbiamo detto anche dentro, che abbiamo dei progetti importantissimi. Il primo è un progetto teatrale di cui ci parlerà adesso Tiziana, dove ci dirà appunto questa esperienza straordinaria che faremo a teatro, dove il ricavato andrà per un progetto importantissimo che ci prenderà proprio a pieno nell'associazione. Altro progetto è quello di un cortometraggio di cui Mia è la regia, dove parteciperanno dei grandissimi artisti di cui non facciamo ancora i nomi, perché poi sarà una sorpresa e vi inviteremo ufficialmente a venire poi all'anteprima di questa, anche sul set proprio, mentre registriamo voi dovete esserci con noi, e dove appunto parleremo dell'importanza terapeutica del sorriso, che non va a sostituirsi alla medicina, diciamo quella canonica, ma anzi la va ad affiancare e fa affrontare la sofferenza in maniera anche un po' speciale, vero ragazzi? Sì! Va bene, mi sembra che abbiamo detto veramente tutto. Volete ripetere l'appuntamento il più vicino? Sì, quello sì. Del teatro. Ecco, allora ripetiamo: il giorno 30 novembre 2012 alle ore 20:30 presso il teatro di Scampia, via Roma verso Scampia. Via Umbria, Scampia. Sì. Ecco, ci sarà questo spettacolo comico, un paio d'ore in allegria. Il costo del biglietto è 5 euro, quindi una cifra insomma irrisoria. Il ricavato andrà in beneficenza alla nostra associazione per il progetto di Clochard, a cui teniamo tantissimo, che dovrà essere attuato nel periodo dell'emergenza del freddo, gennaio, febbraio e marzo. Sarà una ronda serale di due sere a settimana, dalle 10 fino a mezzanotte più o meno. Cercheremo nei vicoli più freddi e bui di Napoli di portare il nostro sorriso e la nostra solidarietà appunto ai senza fissa dimora. In più noi siamo presenti presso il reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico di Napoli, dove ci richiama appunto abitualmente una volta alla settimana. Salute, per la nostra animazione sociale, per la nostra galanterapia. Noi, ecco, vogliamo in particolare questa sera, e i miei colleghi, i miei collaboratori mi consentiranno, ringraziare in particolare Emilia, perché Grande Emilia, perché Emilia, ecco, da professionista ci segue sempre nei nostri eventi e nel suo modo di mettere nero su bianco per noi è un nero su bianco particolare, perché è un nero su bianco scritto col cuore, e non è sempre facile da parte di un professionista, consentimi Emilia, perché trasformare le proprie emozioni su carta non è sempre
facile. E noi ti ringraziamo di cuore, perché veramente tu, con il tuo modo di esprimere la tua solidarietà attraverso la carta stampata, dai voce alla nostra associazione, al nostro operato sociale, e quindi per questo noi ti ringraziamo stasera. Grazie, un applauso. Sei grande! Sei divino! Divino! E di divino ce n'è una, tutte le altre sono nessuna! Io posso trasmettere le mie emozioni su carta, voi le trasmettete davvero a me, a noi tutti con la vostra presenza. Allora, nella colorata amicizia, nel vostro davvero fantastico, radioso sorriso, vi prego, a nome dell'Associazione Arcobaleno della Vita, di rivolgere tutti insieme un saluto alle telecamere. Meno 3, meno 2, meno 1. Ciao! Ciao! E scambiamoci un segno di pace.